50 e più Fenacom, incontri di primavera, villaggio Serenusa, nei pressi di Licata, provincia di Agrigento. Visita alla villa romana del Casale, vicino a Piazza Armerina, per i suoi mosaici. Gli scavi, tubazione in coccio per riscaldamento del calidarium. Scavi in restauro. Un mosaico sopra ad un altro. Servi addetti a massaggi ed unzioni. Il benvenuto agli ospiti fatto con candele ed alloro. Corsa di bighe al Circo Massimo. Disegni geometrici ottagonali. Donna che svolazza un telo di seta. Mosaico rotondo con uccelli. Caccia al cinghiale. Cattura di cervi con rete. Leopardo che mangia un antilope. Cattura di antilope. Gare atletiche di donne in bikini. Premiazione della vincitrice. Amorini alati che pescono. Donna che intreccia corone di rose. Caccia alla lepre. Ercole. Polifemo. Verso altri scavi. Esedra. Latrina. Pulitura di colonne. Cortile poligonale. Piazza Armerina, la città. Abside della chiesa di San Giovanni. Chiesa di Santo Stefano. Scorcio di strada con la cattedrale. Chiesa di San Rocco. Un palazzo. Palazzo al lato della cattedrale. Bel portale dello stesso palazzo. Duomo di Piazza Armerina. La cattedrale. Portale barocco a colonne tortili. Interno del Duomo solenne. Finiture bianche e blu. Palazzo Trigona. Chiesa di San Francesco. Scorci di Piazza Armerina. Abside di San Giovanni e Teatro Garibaldi. Chiesa di Sant'Anna. In Piazza Acefalù. Portale della cattedrale. Interno della cattedrale, voluta da Ruggero II nel 1131. La cattedrale esterno. Arriva le sfogliatelle. Scorci di Cefalù. Osterio Magno, testimonianza della Cefalù medievale. Scorci di Cefalù. Al bar con le sfogliatelle. Il faro ed un saluto a Cefalù.
a Palermo. La cattedrale con la cupola settecentesca di Ferdinando Fuga, eretta nel 1184 sul luogo di una precedente basilica, fu trasformata in moschea dagli arabi e restituita dai normanni al culto cristiano. Porta Nuova, costruzione con copertura a cuspide maiolicata, eretta nel 1535 a ricordo di Carlo V. Palazzo Reale, sede del governo regionale della Sicilia, parte rinascimentale, parte normanna. Il palazzo, eretto dagli arabi nel secolo XI sul luogo di una roccaforte punica e romana, fu ampliato dai normanni. Monumento in Piazza della Vittoria. Bella chiesa con grande acquasantiera in marmo bianco. Teatro Massimo, uno dei principali templi lirici d'Italia e tra i più grandi d'Europa. Fu costruito nel 1875. La Palermo moderna, un saluto. È un ricordo senza pretese per quelli di Pistoia e quelli di Massa che hanno trascorso la settimana a Serenusa.